Isola dei famosi, rissa sfiorata tra due naufraghi, ecco il motivo. Rissa sfiorata tra due naufraghi. Nelle ultime ore Soleil Sorge ha avuto l'ennesimo battibecco con Marina La Rosa. Entrambe, note per la forte personalità, non perdono mai occasione di punzecchiarsi. Stavolta è stata Marina a provocare l'altra. In poche parole ha preso le difese di Luca Vismara contro Riccardo Fogli. Nel frattempo ha lanciato una frecciatina all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Soleil ha subito puntualizzato la sua indole perfida per poi ironizzare sull'appellativo di gatta morta che le fu affibbiato durante la sua partecipazione al primo Grande Fratello. Per fortuna la risa è stata sfiorata. Soleil non ha bisogno di un avvocato difensore. La lite è avvenuta durante la pubblicità della diretta, ma la vicenda è andata in onda nel daytime di oggi. La situazione è degenerata quando Luca ha accusato Soleil di aver rubato il cocco. Secondo Riccardo non avrebbe dovuto incolparla in assenza di prove. Marina è intervenuta dicendo che lei non ha bisogno di un difensore. La diretta interessata ha replicato sostenendo che le vipere non sono mai piaciute. Da quando l'ex di Luca Onestini fa parte del cast dell'Isola dei Famosi, gli equilibri del gruppo ne hanno risentito. Ha avuto un flirt con Jeremias Rodriguez per la gioia di Nicoletta, dato che aveva intenzione di portarle via il fidanzato Stefano Bettarini. Ha discusso con Ariadna Romero e con le sorelle Mihailovic. Con Marina è quasi arrivata alle mani. Chi sarà il prossimo a perdere le staffe? Sei gelosa di Soleil? Alda Deusanio ha affermato che la ragazza vince ogni settimana, perché mangia più degli altri grazie al fatto che è il leader. A differenza di Alba Parietti, non è mai d'accordo con ciò che lei fa e dice. Per questo motivo Jeremias ha contestato le sue parole, accusandola di avere qualcosa contro di lei.